Io, Vincenzo Luca, ufficiale dello Stato civile del Comune dell'Aquila, dichiaro in nome della legge che siete uniti civilmente. Amore, colori, felicità e tanto calore. Queste le emozioni e le sensazioni provate durante la cerimonia di uno dei primi matrimoni gay celebrati all'Aquila. Daniele e Lorenzo, i due sposi, hanno coronato il loro amore nella sede di Palazzo Fibbioni il 3 agosto. L'emozione negli occhi della giovane coppia era evidente, simbolo che l'amore prevale sempre su ogni cosa. Dopo anni di battaglie per il riconoscimento dei diritti civili grazie alla legge Cirinnà, viviamo in un paese più giusto che dà il meritato valore all'amore. Un piccolo passo che va oltre le barriere del pregiudizio, che permette di dare i giusti diritti ad una coppia che si ama. Ad officiare la solenne cerimonia è stato Luca D'Innocenzo. Sensazioni molto belle, non solo perché ero delegato su richiesta dei due sposi, diciamo, e che quindi conoscendoli, diciamo, c'è una sensazione bella, e ovviamente il sindaco ha permesso questa delega. È sensazione bellissima perché è una sala bellissima, con la sala lignea, con il suo tetto ligneo, il suo soffitto ligneo, è la sala ufficiale del Comune dell'Aquila nel palazzo che oggi, ad oggi, è quello ufficiale del Comune dell'Aquila, che si apra per le unioni civili, per come dire, unire civilmente, così come la legge Cirinnà ha permesso e permette, è una bellissima sensazione, sia perché è una delle prime, sia perché questa conquista dell'unione civile non era scontata, è stata un tempo molto lungo è passato da quando la sensibilità degli italiani era pronta a quando il legislatore ha fatto il passo in avanti. Oggi la legge c'è e finalmente anche le coppie omosessuali possono unirsi con un nucleo giuridico familiare riconosciuto dallo Stato, e quindi con la formalità della fascia del comune e con la formalità dell'atto di ufficiale di Stato civile, che è una cosa estremamente importante perché costruisce un nucleo di diritti e di doveri di una coppia e quindi permette di esercitare la vita di felicità di coppia con la protezione e il riconoscimento dello Stato. I parenti e gli amici hanno tutti voluto partecipare al matrimonio, creando così un'atmosfera di piena felicità e calore.